Quindi sono partito a capire che cos'è l'acqua, quindi sulla qualità, che è la cosa più importante per tutti noi. Sono partito a studiarmi la legislazione, che è una cosa che io odio. Si parte dal 98 con un decreto europeo e è importante che voi facciate attenzione a tutto quello che vi sto per mostrare. È un decreto che definisce la qualità delle acque e dice che la direttiva si applica alle acque potabili. E per me la cosa era ovvia, cioè non capivo questa specificazione. All'articolo 3 già iniziano i primi problemi. Esenzioni. Andiamo avanti, dico che cosa c'è nelle esenzioni. La presente direttiva non si applica alle acque minerali. Ma perché l'acqua minerale non è acqua potabile? No, sono due cose completamente diverse, sia per l'Italia che per l'Europa. Allora io ho detto, ma come, non ho capito niente. Allora vediamoci la definizione di acqua minerale. Allora la definizione, ve la devo leggere perché è fondamentale. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da uno o più sorgenti naturali o perforate. Ma scusate, l'acqua di rubinetto da dove viene? Non viene dal sottosuolo? Allora volevo essere preciso, mi sono visti dati Istat e almeno dicono che per la regione Campania il 100% dell'acqua che noi beviamo proviene dal sottosuolo. E allora perché fanno questa distinzione? Io continuo a non capire. La legge viene modificata. Allora uno pensa che in 10 anni la legge può essere migliorata e invece noi siamo in Italia, dove in 10 anni la legge viene peggiorata. Cioè vengono... È assurdo. Allora io ve l'ho sottolineato in rosso, hanno usato le stesse diciture, però hanno messo quel eventualmente, oppure eventualmente per taluni. Cioè la normativa europea e poi la normativa italiana che dice che l'acqua di rubinetto è una cosa, l'acqua minerale ha poteri sovrumani, cioè eventualmente proprietà favorevoli alla salute, e così sono tutti contenti, perché nella prima edizione, quando non si erano accorti che non potevano imbrogliare, non avevano messo quell'eventualmente, quindi la gente si accorgeva quando non la comprava più in farmacia, perché l'acqua minerale, io vi ricordo, forse i nostri papà e i nostri nonni la compravano in farmacia, si accorgeva che non avevano questi poteri sovrumani, allora hanno risolto i problemi mettendo la parola eventualmente. Perché hanno fatto questa cosa? Prima, quando l'ho spiegata ad Alessandro, abbiamo sbagliato nel dire il numero, perché non siamo abituati a ragionare su queste portate. Solo nel 2012 in Italia c'è un giro di affari di 2 miliardi 420 milioni di euro sulle acque in bottiglia, quindi capite bene a chi faceva comodo quell'eventualmente, perché le porte per commercializzare le acque minerali si sono spalancate con quell'eventualmente. 62% sono le persone e che credono che le acque minerali sono migliori delle acque di rubinetto. Io ero uno di loro, mia mamma, gliel'ho fatta anche vedere la presentazione, ma non ci sono riuscito, lei è convinta della cosa. No, è proprio un muro di gomma. Allora, il 62% sono dati Istat, ho controllato anche questo, 2013, 62% delle persone compra acqua minerale, credendola migliore. Come definire allora la qualità dell'acqua? Perché se l'Italia fa una netta distinzione tra acqua minerale e acqua di rubinetto, ci sarà una ragione ovvia, perché ovviamente, cioè io penso che ci debba essere una ragione ovvia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera 133 elementi che potrebbero creare problemi all'uomo. Di questi 133 elementi ne definisce delle concentrazioni limite al di sopra delle quali c'è il rischio per la salute per l'uomo. Cioè su 133, 86 elementi, ricordatevi questo numero, 86 elementi sono per l'Organizzazione Mondiale della Sanità pericolosi per l'uomo. E in Italia? Che cosa succede in Italia? Per l'acqua potabile, ricordate che l'Italia fa distinzione tra acqua potabile e acqua di rubinetto. Queste per molti di voi sono cose ovvie, però alla fine vi lascerò a bocca aperta, quindi mi serve un po' di premessa per tutti. Quindi aspetta un altro po'. Allora, per l'acqua potabile 60 elementi investigati, quindi dagli 86 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità siamo passati 86 per l'acqua di rubinetto. Però uno dice, vabbè, meglio di niente, sono 60. E invece no. Siamo in Italia, nel paese delle banane. Perché? Perché all'articolo, sono letto tutto quanto l'articolo, mi sono spaventato quando sono arrivato all'articolo 13, perché c'è scritto deroghe. Che significa deroghe?
Allora, l'articolo, questa legge, la 2912-2003, che dice? Definisce le caratteristiche dell'acqua potabile, definisce quei 60 elementi e definisce le concentrazioni al di sopra delle quali c'è il rischio per l'uomo. Invece nelle deroghe, in Italia che succede? Che se nel Lazio volesse il cielo ci sono delle rocce di origine vulcanica molto ricche di arsenico, e se questo arsenico si scioglie nell'acqua e quindi se la concentrazione di arsenico in Lazio è più alta rispetto a tutte le altre città d'Italia ed è più alto di quel valore limite, che succede? Vuoi vedere che c'è il rischio per la popolazione? No, il rischio non c'è perché in Lazio sono in deroga, nel senso la concentrazione di arsenico è più alta. Invece di investire in opere per tutelare la nostra salute, noi, cioè loro, cioè voi fondamentalmente, cioè non bevete acqua più queste magagne del Lazio, cioè, è assurdo, io tutte queste cose non le sapevo, è assurdo. Vabbè, questi sono degli esempi. Allora, per l'acqua minerale, ricordatevi gli 86 elementi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ricordatevi i 70 elementi dell'acqua potabile, ovviamente con le dovute deroghe chieste da solamente 13 regioni in Italia. Per l'acqua minerale in Italia ci sono solamente 19 elementi da controllare. È un'assurdità. Allora, il fatto è questo, perché l'acqua minerale è pura. Secondo la normativa italiana, l'acqua minerale è incontaminata, non ha nessun tipo di inquinamento, però se c'è qualche geologo nella stanza può pensare a quello che è, cioè può essere sicuro che sto per dire una cosa abbastanza sensata. Non esiste un'acqua minerale che non sia inquinata, tra virgolette, perché anche se si trova nelle profondità è a contatto con la roccia e ogni roccia al suo interno ha dei minerali e quindi ricede, come naturale che sia, l'acqua, quindi c'è un inquinamento naturale anche dell'acqua minerale. Quindi in Italia, e questo è un problema gravissimo, si pensa che sia purissima quando purissima non è. È il microfono. I controlli vado avanti perché penso che mi sono dilungato. Vabbè, vado abbastanza veloce. La cosa ridicola anche per i controlli, perché l'acqua potabile deve essere a controlli sia interni che esterni, e ci sono diversi gestori che la controllano. E diciamo che l'organo competente è un gestore dei servizi, i controlli interni, invece i controlli esterni li fa l'ASL. Però sono controlli di centinaia di punti dove prendono l'acqua e di migliaia di misurazioni che fanno ogni anno. E indovinate quanti controlli fanno minimo da normativa per un'acqua minerale? Dite un numero a caso. Uno. Ogni 6 anni. È ridicolo. Allora, sono arrivato alla fine del mio intervento. Allora, la cosa ridicola, per esempio, io prima ho notato le acque, vabbè, tanto ormai, l'acqua Ferrarelle. No, la mia idea è di girare a voi il problema e quindi di mettervi cioè proprio davanti alla fucilazione delle lobby, perché bisogna toccarli abbastanza forte e duramente. Allora, se guardate l'etichetta dell'acqua Ferrarelle, io scommetto che nessuno di voi capisce che c'è scritto, perché io sono il primo che non capisce che c'è scritto. Ci sono dei 6-9 elementi, ci sono dei numeri, ci sono delle concentrazioni, ma riferiti a che cosa? Cioè, quando c'è un numero mi devi mettere il riferimento al di sopra del quale mi dici, cavolo, io quest'acqua non la compro più. E invece no. C'è un parametro di riferimento, quindi non c'è una legislazione in Italia che ci tutela, ma questo non solo per le acque minerali, ma per tutto quello che ci mangiamo. E niente, sto prendendo una tangenziale diversa. Il succo del mio lavoro è questo. Quanto ho fatto? Ho finito? Sto andando? No, adesso la cosa più interessante è quello che vi sto per mostrare, e ho finito. Allora, il professore De Vivo mi ha fatto vedere un lavoro che lui ha fatto nel 2008 e che ha presentato sulle scienze nel 2010. Cioè, che ha fatto? Ha fatto un atlante geochimico delle acque minerali, ha analizzato 186 acque minerali d'Italia prendendole dalle cifre di distribuzione, ci ha fatto le analisi chimiche, almeno sui metalli pesanti, che sono roba che non ci dovrebbe essere nell'acqua, oppure ci dovrebbe essere in piccole quantità. Questo già l'ho detto. Allora, ecco qua il risultato del suo lavoro.
nessuno di voi ci capisce nulla, l'ho messa apposta per non farvi capire nulla. Noi abbiamo fatto un'altra cosa, l'abbiamo resa semplice per tutti quelli che la vedono. Allora, l'abbiamo colorata, nel senso gli abbiamo messo un colore nero a tutti quei parametri che superano quelli di riferimento. E poi abbiamo messo delle sfumature dal bianco al rosso per tutti quei parametri che, anche se non arrivano o anche se non superano quel parametro di riferimento, mi interessa sapere se arrivano a un certo livello, per vedere se un'acqua è migliore di un'altra, se un'acqua ha più arsenico rispetto all'altra. Allora, questa è l'acqua colorata, però abbiamo fatto di più, ci siamo messi a giocare con Excel e abbiamo fatto qualcosa che era talmente semplice che non ci è mai ripensato nessuno prima. La riga gialla, quella che vedete, è il sistema di riferimento, cioè i limiti di concentrazione che il professore De Vivo ha calcolato per le acque minerali. Ma io vi ricordo che le acque minerali hanno dei limiti di concentrazione all'acqua di rose, perché sono acque minerali. Allora io che ho fatto? Ho preso i limiti di concentrazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e ho detto: ma che succede se ho messo quei limiti? Vuoi vedere che io ragiono a sicurezza e succede qualche altra cosa? Guardate adesso. Io ho finito e vi faccio vedere. Allora, sulla destra le acque secondo la normativa italiana per le acque minerali, le concentrazioni per le acque minerali, sulla mia sinistra le stesse concentrazioni, però prendendo a riferimento l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E ho finito, con questo finisco.